Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 13 novembre. Cosa sta succedendo? Il tema fondamentale resta ancora l'Ilva di Taranto. Conte contro Di Maio, Di Maio contro Conte, perché Conte cerca di fare una trattativa, nonostante fosse quello che a Osaka, il G7 di Osaka, diceva lo scudo penale è una roba, un obbrobrio giuridico. Beh, insomma, oggi che questa cosa la dice Di Maio, Conte che deve salvare un'industria e soprattutto 10.000 famiglie, più di 10.000 famiglie se non parliamo dell'indotto, beh, insomma, invece se la fa sotto. La questione fondamentale è che Mittal, nel frattempo, gli indiani hanno depositato l'atto di per chiedere il recesso, scusatemi, del contratto di affitto e quindi per scappare da Taranto. Di Maio ribadisce il suo no ad ogni tipo di scudo penale e quindi ad ogni tipo di trattativa. Intanto Di Vico oggi scrive un articolo sul Corriere della Sera. Di Vico è sempre molto attento alle questioni industriali scusatemi, dell'Ilva pure, dice non c'è una razionalità in quello che sta facendo il governo e in realtà non c'è alcuna figura che possa dare un senso economico a questo governo. I giornali iniziano a fare i conti su quanto viene a costare la chiusura dell'Ilva. Io vi dico soltanto che il conto che più mi convince tra tutti quanti i conti che sono stati fatti, perché il vero conto sarà quello ambientale, nonostante le minchiate che dicono quelli del Movimento 5 Stelle, perché una fabbrica chiusa sarà esattamente quello che a Taranto è stato l'arsenale chiuso, le raffinerie chiuse, i cementifici chiusi, chiusi da aziende che sono andate là, hanno distrutto l'ambiente e se ne sono andate via, a differenza dei Riva che quell'ambiente hanno cercato di tenerlo in piedi, ovviamente con tutti i loro difetti, ma hanno investito poco, ma lo hanno fatto. Se si chiude non si investe neanche quel poco, ma comunque andiamo avanti su questa storia. Sapete qual è il costo? Si calcola che lo stipendio medio di uno dei dipendenti dell'acciaieria, sarà il costo azienda, immagino sia di 48.000 euro. Va bene? 22.000 euro all'anno è invece il costo della cassa integrazione. Quindi per 12.500 dipendenti, compresi quelli che sono attualmente in cassa integrazione, il costo per lo Stato è di 250 milioni all'anno e 3,5 miliardi fino alla pensione. Chiaro? Chiaro quanto ci costa chiudere l'Ilva? Geni del cazzo del Movimento 5 Stelle? Benissimo, la disciplina. Allora vado a leggere subito che cosa dicono questi fenomeni del Movimento 5 Stelle e vedo la macina o macina, non so, l'avvocato, uno dei pochi che aveva forse un lavoro prima. Mittal non può andare via violando l'impegno preso. E difatti sta da un magistrato e sta chiedendo di rescindere un contratto. Cara avvocato, vedremo se il magistrato gli darà ragione. Lo stesso magistrato che vuole chiudere un altoforno a Taranto perché c'è stata una morte sul lavoro nel 2015 che gli operai, come ho detto a Quarta Repubblica, sostengono che purtroppo non derivi dall'insicurezza di quell'impianto, ma dall'errore umano. Poi andranno in galera per aver detto questa cosa, non la dico io, la dicono loro. L'avvocato Macina, la stimatissima avvocato Macina, sul Corriere della Sera dice quindi che Mittal non può andare via perché c'era un contratto, lo stabiliranno difatti i magistrati, e comunque dice che non è venuto meno lo scudo penale. E vabbè, allora se non è venuto meno il contratto per lo scudo penale vale tutto. Poi dice io ho un approccio tecnico e giuridico, quindi staremo a sentire che cosa dice il Tribunale di Milano, se l'approccio tecnico e giuridico della macina ha il suo fondamento. Intervista anche a Provenzano, un altro, diciamo, membro di questo governo, del PD. Il governo parla con una voce sola, sì. Ci crede solo lui, ovviamente, a questa frase, perché il governo mi sembra che parli con tante voci. Però io vi dico una cosa, francamente, a tutti noi che stiamo seguendo questa zuppa di porro, non ci prendiamo per i fondelli. Questa chiusura dell'Ilva di Taranto è esattamente quello che il Movimento 5 Stelle voleva dal primo giorno. Toc toc! Li avete votati! E non rompete le palle! Un italiano su tre ha votato il Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle l'Ilva di Taranto non l'ha mai voluta. Archeologia l'ha definita il suo leader evasore fiscale Beppe Grillo. Una cagata pazzesca l'ha definita il suo leader evasore fiscale e assassino omicida stradale Beppe Grillo. Chiaro? La Lezzi non lo dice da oggi che la vuole chiusa l'Ilva, lo dice da sempre. Il punto fondamentale è che la Lezzi sulla TAP non è riuscito, quel tubo che doveva arrivare in Puglia e portarci il gas non c'è riuscita perché a quel governo i leghisti non gliel'hanno fatta fare. In questo governo di geni, invece, Renzi, PD e Grillini e Leu
hanno votato contro lo scudo penale con la Lezzi ed è chiuso. Io non mi stupisco della Lezzi perché ha fatto il suo mestiere, è stata eletta per chiudere Taranto. Mi stupisco di Renzi che faccia oggi il piagnucolore e dico: oh, dobbiamo fare lo scudo penale. E l'altro giorno ha votato in Parlamento per l'abolizione. Ma perché non lo dice nessuno? Renzi che fa il fenomeno, il PD che fa il fenomeno, e Conte che fa il fenomeno, a differenza del Movimento 5 Stelle, a differenza del Movimento 5 Stelle, che ha sempre detto che non vuole Taranto, votano contro lo scudo penale. E oggi piagnucolano, dicono: oh, se ne vanno via perché non c'è lo scudo penale. Quindi è meglio la Macina, è meglio la Lezzi, è meglio Di Maio, lo hanno sempre detto. Poi io combatterò con tutte le mie forze politicamente contro questa idea antisviluppista e sono molto d'accordo con Di Vico, ma resta questo. Caos grillino, sostiene qualcuno, e non riescono a reggere. Non riescono a eleggere il capogruppo alla Camera. E questa idea del partito che non riesca a eleggere il capogruppo alla Camera è piuttosto singolare. Così come De Falco, che io lo trovo De Falco, vedete, oggi mi stanno simpatici i grillini, perché poi quando leggo De Falco, uno che non ha fatto niente nella vita se non dire sali a bordo cazzo dal suo comodo posto alla capitaneria di porto, è diventato un eroe per aver detto questa frase. In realtà, se c'è un disastro, non è un eroe chi sta al calduccio, ma chi lo evita il disastro? Lui non ha evitato nulla, ha fatto questa frase, è stato eletto nel Movimento 5 Stelle, onestà, 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 e siccome a lui non gli piacciono i decreti di Salvini, se n'è andato via dal Movimento 5 Stelle e oggi sputa veleno su tutti quelli del Movimento 5 Stelle, grazie al quale, grazie ai voti del quale De Falco è stato eletto. E oggi dice che Di Maio è un qua 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 e che si vuole ricostruire un'immagine e per questo è contro l'Ilva. Altra questione di giornata sono questi famosi asili gratis. Il ministro Gualtieri, nel momento in cui sta succedendo tutto il casino dell'Ilva, e vi ho già spiegato quanto ci costerà l'Ilva, dice: ma abbiamo gli asili gratis. Io apro una parentesi e poi la chiudo. Poi alla fine gli asili gratis li paghiamo noi, contribuenti. Se noi continuiamo a distruggere il tessuto imprenditoriale di questo paese, dove troveremo i soldi per pagare gli asili gratis, la sanità gratis, l'istruzione gratis, le università pagate per il 70% dai contribuenti, la difesa, l'istruzione, le missioni, ci metto tutto. Chi le paga se chiudiamo? Cioè mandiamo tutti in cassa integrazione? Benissimo. Facciamo tutti i navigator? Benissimo. Facciamo tutti i maestri elementari? Benissimo. Assumiamo 450.000 dipendenti pubblici? Benissimo. Ma qualcuno li deve pagare se questi soldi non li facciamo con l'acciaio, con l'impresa, con la plastica, con la sugar tax, con la Coca-Cola che in Italia produce più di quanto produca all'estero? Come li facciamo questi soldi, cari miei? Beh, vabbè, lasciamo perdere. Gli asili gratis in realtà poi si tratta neanche di una verità. Oggi Gian Maria De Francesco, straordinario, ricorda una cosa molto banale, e cioè che gli asili gratis c'erano anche grazie al governo Gentiloni, e che quello che è successo è che si è stato aumentato uno stanziamento, bene, di 190 milioni. Quindi non è che ci siamo inventati gli asili gratis, abbiamo stanziato un po' di più. Siamo contenti? Sì, abbiamo messo la tassa sullo zucchero e abbiamo messo gli asili gratis. Le due cose vanno insieme. Abbiamo messo la tassa sulle bibite che farà perdere posti di lavoro e che aumenterà la tassazione, e dall'altra parte abbiamo messo gli asili gratis. Nessun pasto è gratis. In realtà nessun asilo è gratis, lo paghiamo con la tassa sullo zucchero. In realtà poi l'ipocrisia dell'asilo gratis è che in Italia ci sono 440.000 nuovi nati ogni anno e 320.000 posti negli asili gratis, quindi gli asili non sono gratis. In realtà purtroppo sono inferiori alle richieste. E oggi c'è un pezzo di Barca delirante, perché Barca, dovete sapere, è figlio di un ex comunista. Come tutti i figli degli ex comunisti, c'è ancora quel gergo dei genitori assurdi e si parla delle disuguaglianze, del forum sulla disuguaglianza. Cosa si fa per combattere la disuguaglianza? Si intervenga nei processi di formazione della ricchezza. Comunista! Si ripristini e si restituisca il potere. Bah! Poi sentite cosa ci si deve fare: promuova il controllo collettivo, promuova il controllo collettivo attorno a missioni strategiche condivise e offrendo opportunità alle aree marginalizzate. Ma come parli? Ma come scrivi, Barca? Sembri un funzionario del PC degli anni 70. Le aree marginalizzate. Missioni strategiche condivise. Io dico: la disuguaglianza vi fa male. Voi intanto cosa vuol dire si intervenga nei processi di formazione della ricchezza? Cioè vogliamo addirittura, guarda, ci stiamo intervenendo, i grillini intervengono nei processi di formazione della ricchezza, chiudono le fabbriche, questa è la cosa migliore. Vabbè, andiamo avanti perché l'ultima cosa riguarda
La commissione Segre, che è una cosa straordinaria, e cioè oggi Repubblica ritorna sulla commissione Segre perché ha pestato, come si suol dire, una buccia di banana. Perché ci ha fatto prima la commissione Segre, poi lo scandalo, poi la Meloni e Salvini, grazie al suo collaboratore Saviano, sarebbero i motivi per la scorta che gli hanno dato, poi l'antisemitismo, poi le manifestazioni, tutto quello che volete. C'è l'antisemitismo? Sì. In Italia più che altrove? No, perché in Italia c'è meno antisemitismo di Danimarca, di Francia, di Germania e di Belgio, di tanti paesi in cui i fondamentalisti islamici sono veramente dei rompicoglioni. Sapete cosa è successo? Che Repubblica crea tutta questa vicenda, hanno manifestato la Segre, eccetera, perché si diceva che c'erano 200 tweet al giorno di insulti tremendi alla Segre. Oggi leggo su Repubblica che viene sputtanata dal sito Dago Spia, perché il sito di Dago Spia dice che non sono 200 al giorno, 200 all'anno! A me me ne spiegano 20, 30, 40 al giorno di insulti e anche minacce di morte, che su un anno fanno 2.000, 3.000 e non dico nulla, ovviamente. Mi spiace per la signora Segre, ma rimettiamo le cose al loro ordine. C'ha ragione Dago Spia. 200 tweet insultanti all'anno non sono 200 tweet al giorno, chiaro? E si è inventata la cazzata e ha crestato questo monte. Oggi Repubblica ritorna e difatti non giustifica questo suo errore. Fake news! Ma se la fa Gad Lerner, se la fa Repubblica è tutto lecito, siamo noi i siti polarizzati. Toc toc! Open! Professore, come si chiama quel professore là che viene ripreso da Rapoport? Perché magari non ti vai a guardare le cazzate che scrivono su 200 tweet al giorno? Non sono 200 tweet all'anno, vi è chiaro? La differenza la potete capire? Iniziamo a dire e a mettere i numeri dalla loro parte, ma non ci riescono a farlo. Quello che succede è che padre Zanotelli oggi dice che i morti di Nassiria sono andati lì per il petrolio e quindi un po' se la sono cavata. E questo come lo consideriamo? Se io fossi uno dei genitori dei morti di Nassiria, andrei da padre Zanotelli, lo prenderei a calci nel sedere, calci metaforici nel sedere, chiaro? Calci metaforici nel sedere a questo missionario dei miei stivali che si permette di insultare i morti di Nassiria. Questa è incitazione all'odio? Chiedo alla commissione Segre. Il mio è incitazione all'odio o padre Segre che, o padre, scusatemi, Zanottelli, mi scuso, padre Zanottelli che si permette di insultare i morti di Nassiria? Sono morti, sono morti. Non è che hanno ricevuto un insulto, non hanno ricevuto un tweet, sono morti. E tu dici che sono morti perché andavano a cercare il petrolio. È una cosa ributtante. Non parliamo dell'ultima polemica, quella tirata su solo dal Messaggero, che secondo loro Milano, continuano sulla base delle dichiarazioni del Ministro del Sud, Milano se ne approfitta rispetto a Roma e non restituisce tutto quello che ottiene. In realtà è una cosa pazzesca. Sapete come la certifica oggi il Messaggero questa cosa? Tutti i laureati che vanno a Milano, 421.000 giovani che sono traslocati dal sud al nord, in Lombardia. Molti di loro vengono da Roma, molti di loro sono laureati. E beh, io sono uno di quelli. Secondo voi perché sono andato in Lombardia? Perché mi divertiva? Perché ero contento? Perché volevo lasciare Roma? O perché Roma non offriva quello che offre Milano? Invece di ringraziare una città che rende questo paese un po' più ricco, un po' più internazionale, questi cosa fanno? Attaccano la città! Io la trovo una cosa incredibile! Cioè il problema non è più il sud, non è più Roma, non è più la buca, l'incapacità ministeriale, l'incapacità di gestire, l'incapacità di avere un'impresa al sud e a Roma. Il problema è di chi ce l'ha e ci attira. Io dico, ma questi si sono fumati qualcosa di incredibile, è l'unica cosa che evidentemente continuano a fare nel centro-sud. Scherzo ovviamente, perché io amo sia il sud sia il centro, ma l'idea di attaccare Milano perché loro non ce la fanno è una roba veramente che soltanto forse Barca poteva pensarla. Com'è che dice Barca oggi sulla disuguaglianza? Promuova il controllo collettivo attorno a missioni strategiche condivise, offrendo opportunità alle aree marginalizzate. Ecco, ciao.